Buongiorno, care amiche, cari amici, care web spettatrici, cari web spettatori, buongiorno a tutti. Benvenute e benvenuti. Siete collegati in diretta con Salvo Mandarà, vi parlo dalla strada statale 494, quella che mi porta verso Milano, dove ancora per quest'ultima settimana, prima delle ferie, vado al lavoro. Oggi è lunedì 22 luglio del 2013, in questo momento sono le 9 e 16 minuti. Allora, il tema politico credo che, insomma, non si muova da lì, si continua a parlare. Per carità, non dico che non sia un tema importante, anzi è un tema estremamente importante, il pasticcio che hanno combinato i nostri governanti, cioè quello della signora Shalabayeva, che è stata deportata insieme alla sua figlioletta di 6 anni, è stata praticamente rapita, arrestata dalla casa in cui si trovava, pur essendo praticamente avendo diritto all'asilo politico. Però è un fatto di cui abbiamo parlato più volte, quindi ormai credo che non ci sia molto da aggiungere, se non che veramente spero che il ministro degli esteri Emma Bonino faccia qualcosa per assicurarsi che non le venga torto un capello e che vada tutto per il meglio. Ecco, direi che basta. Alfano non si è dimesso, al Senato non è passata la mozione di sfiducia, sicuramente non passerà neanche alla Camera, perché ormai credo che anche i più ciechi, i più sordi e quelli con gli occhi più chiusi e quelli col cervello più piccolo hanno capito che il PD e il PDL sono la stessa cosa e votano sempre compatti. Quindi è inutile spendere tempo a parlare di questa cosa. Invece oggi c'è di nuovo, torna in auge questo argomento molto importante per gli italiani in crisi, per le persone che si suicidano, per le persone che non hanno un lavoro, quelle che muoiono di fame, il famoso, importantissimo discorso del rimpasto di governo. Questi qui si vogliono rimpastare perché hanno fatto i calcoli e hanno visto che il numero di ministri del PDL non è giusto, non è proporzionato e quindi adesso c'è Brunetta che bagna i suoi pugnettini sul tavolo, dicendo di volere qualche ministro in più. E vabbè, questi politici veramente dimostrano ogni giorno di più quanto siano veramente legati al mondo che li circonda, quanto abbiano capito la situazione. Poi ovviamente si sentono, si leggono le interviste come quella che ha rilasciato Gianroberto Casaleggio, dove lui ipotizza il rischio di rivolte. Ecco, poi ovviamente commentatori politici, queste cose che sono un'analisi puramente politica, culturale di qualcuno che forse qualcosa ci capisce di questi argomenti, loro dicono, cioè, ne parlano come se Casaleggio o Grillo auspicassero questa cosa. Come sempre, no? Quando c'è uno col dito così per far vedere la luna, loro non è che guardano la luna, guardano il dito. Siamo alle solite, quindi Casaleggio, secondo questi signori, incita alla rivoluzione. Non è che dicono, ragazzi, attenti, siete seduti su una polveriera, fra poco scoppia tutto, cercate di capire, sforzatevi almeno di capire quanto siete lontani dal mondo, staccati dalla vita reale. No, no, no. Se succede qualcosa, ovviamente la colpa è di Grillo e Casaleggio che l'avevano detto. Vabbè, ma anche questo, voglio dire, credo che non sia nulla di nuovo, ormai più o meno abbiamo capito le teste di questi signori che ci governano. Bene, invece adesso, vabbè, ecco no, un'ultima piccola parentesi. Ieri c'è stata una stupenda giornata di incontro fra alcuni parlamentari della Repubblica Italiana, in particolare quelli eletti in Lombardia, più uno eletto nel Lazio che era collegato tramite computer, però ecco, l'incontro si è svolto in un auditorium a Milano. All'inizio c'erano, credo, 150, forse 200 persone in sala. E veramente la sala era proprio strapiena, stracolma di gente che proprio aveva voglia, sete di informazioni. Quindi c'è stato questo, prima vabbè, una chiacchierata, cioè un discorso fatto dai parlamentari, hanno aggiornato in modo generico sulle loro azioni quello che hanno fatto. Poi invece da un certo momento in poi è stato dato il via agli interventi dalla sala e sono stati veramente tantissimi. Devo dire complimenti ai ragazzi di Milano perché l'organizzazione è stata ottima. Almeno per quanto riguarda appunto la scelta della sala,
la scelta dei tempi, quindi 90 secondi per il pubblico e 3 minuti per i politici, per i parlamentari che avevano il tempo di rispondere. Organizzato veramente molto bene. Ecco, purtroppo dal punto di vista audio non era un granché, quindi l'audio, vabbè, c'era una diretta già organizzata fatta dal mio carissimo amico Claudio Morgigno, però l'audio non era un granché perché purtroppo lui riprendeva l'audio da quello che c'era in sala, così, perché non c'è stato il tempo di organizzare bene per avere l'uscita del mixer da inserire direttamente sul computer. Vabbè, poi ho cominciato a fare la trasmissione in diretta anch'io, muovendomi come una trottola tra il pubblico e i parlamentari. Credo che almeno, forse non dall'inizio, ma dopo una prima mezz'ora in cui l'audio era quello che era, probabilmente dopo la situazione è migliorata proprio perché con il microfono andavo fisicamente vicino a chi parlava. Vabbè, comunque in un modo o nell'altro siamo riusciti a documentare questo evento per coloro che non erano lì a Milano. Devo dire che è stato veramente un bell'incontro, c'era molto interesse proprio da parte della gente che ha fatto veramente tantissime domande. Quindi complimenti agli organizzatori e ovviamente complimenti ai nostri amici cittadini parlamentari, come sempre molto aperti, molto disponibili. Ieri era domenica, cioè loro si fanno il mazzo così da lunedì a venerdì. E poi trovano anche il tempo, la voglia, le energie di andare la domenica a fare un incontro con i cittadini. E questa è una cosa veramente, già solo questo dovrebbe essere un motivo di onore da parte loro, di orgoglio, ecco, da parte di tutti noi. E poi comunque rispondevano sempre con cognizione di causa. Quindi veramente bravi, bravi, bravi ai nostri cittadini eletti e anche ai cittadini che hanno partecipato con tanto interesse. Bene, ora mi vorrei concentrare su un tema a cui tengo parecchio. Praticamente, vabbè, per chi mi segue con una certa assiduità lo sa già. Poco più di una settimana fa, io sono entrato in contatto con Matteo, con Mahat, Matteo Cerasuolo, il quale è stato denunciato dal sostituto procuratore di Velletri, per calunnia a causa di una denuncia che Matteo aveva presentato presso quella procura contro le massime cariche dello Stato. Forse ancora non tutti hanno colto, a parte che pochi sono informati, perché abbiamo fatto noi un video, un'intervista, io e Francesco Amodeo, abbiamo fatto un'intervista che dura 1 ora e 36 minuti a Matteo. E questa qui è stata vista da un po' di persone. Poi, rendendoci conto che la durata di quel video scoraggiava un po', l'avventore che ignorava la questione, abbiamo deciso di fare un video più breve. Avevamo come obiettivo di fare un video di circa 9-10 minuti. Invece è venuto fuori un video di 20 minuti, anche perché le cose da dire erano veramente tante. Francesco ha cercato di stringere, ma purtroppo per dire almeno per fare un discorso di senso compiuto non è riuscito a farlo più corto di 20 minuti. E questo video sta girando molto in rete perché ha già superato le 13.000 visualizzazioni e considerate che è in rete da 4 giorni scarsi. Quindi, insomma, viaggia circa 3.000-4.000 visualizzazioni al giorno, quindi veramente sono molto contento, è un ottimo risultato. Ma purtroppo non è abbastanza. Questo video dovrebbe essere visto da tutti gli italiani, idealmente, e quindi insomma almeno dovrebbe essere visto da 2, 3, 4 milioni di italiani. Cioè un numero inferiore a questo è inutile, cioè il fatto che l'abbiano visto 13.000 persone mi fa piacere, ma sicuramente non raggiunge lo scopo, perché l'obiettivo di questo video è far capire veramente a tutti gli italiani che quando sono arrabbiati con Monti, con Berlusconi, con Napolitano, con Prodi e con tutti gli altri, hanno ragione a essere arrabbiati, però la rabbia non deve essere generica, cioè sì, hanno rimesso l'IMU, ah, con l'euro, da quando abbiamo l'euro siamo nei guai, no. Dobbiamo capire tutti quanti, gli italiani devono essere informati sul fatto che probabilmente sono stati commessi dei gravissimi reati di attentato alla Costituzione, di cospirazione, eccetera, eccetera. Quindi, ecco perché ci sono circa 300 italiani, a cominciare dal 2 aprile Paola Musu, poi ha seguito Paolo Barnard, poi è arrivato anche l'avvocato Marra di Roma, insomma, in totale ci sono circa 300 italiani che hanno fatto questo tipo di denuncia. E questa denuncia è fondata, non è solo siamo arrabbiati perché ci avete messo l'IMU, perché le tasse aumentano e perché
abbiamo problemi di arrivare a fine mese. No, è una denuncia fondata su motivi reali, cioè ci sono delle ipotesi di reato concrete. Quindi c'è l'opportunità, grazie a questa denuncia, di indagare se non altro. Io non pretendo di fare un processo al Presidente della Repubblica, lo so che è molto complicato, però almeno facciamo delle indagini, almeno vogliamo avere la soddisfazione di scoprire che queste cose sono state fatte veramente. E poi sarà un giudice a decidere quello che deve fare. Comunque queste 300 denunce, per quanto mi riguarda, fino a 10 giorni fa erano state insabbiate, perché nessuna di queste denunce aveva dato esito a delle indagini da parte di un magistrato, ma non erano state neanche archiviate, perché in base all'articolo 408 del codice di procedura penale, tutti i denuncianti avevamo chiesto di essere informati nel caso di archiviazione. Nessuno, almeno per quanto ne so, io non ho contattato ovviamente tutti i 300 denuncianti, ma da quello che ho potuto fare con un'indagine fatta sulla pagina fan Paola Musu, ho capito che nessuno ha ricevuto comunicazione di archiviazione. Quindi queste denunce non sono state archiviate. Però non c'è stata neanche un'indagine, non si è andata avanti, praticamente sono lì in un limbo, praticamente sono insabbiate, diciamo così, dormienti. Ora, il fatto che un magistrato, il sostituto procuratore di Velletri, abbia denunciato per calunnia Mahat, Matteo Cerasuolo, è un fatto eclatante, di un'importanza enorme, perché questa denuncia darà l'opportunità a tutti noi di andare avanti con le 300 denunce, perché nel momento in cui il magistrato convoca Mahat per questa sua ipotesi di reato di calunnia, perché secondo lui le accuse scritte nella denuncia non sono fondate, bene, Mahat avrà l'opportunità di andare lì per difendersi dal reato di calunnia, avrà l'opportunità di andare lì e dimostrare che invece la sua denuncia è ben fondata, è fondatissima, e a questo punto il magistrato sarà obbligato a fare delle indagini, a fare degli approfondimenti. E probabilmente potrebbe venire fuori che magari qualcuno di questi reati e qualcuna delle persone coinvolte, vi ricordo che la denuncia è stata fatta contro tutti i presidenti della Repubblica, contro tutti i primi ministri, contro tutti i ministri, contro tutti i parlamentari, dall'anno del patto di Maastricht, quindi inizio anni 90, fino alla data della denuncia, cioè 2 aprile 2012. Quindi insomma ce n'è di fatti, di trattati, patto di Lisbona, il MES, il Fiscal Compact, e tutte le attività della trilaterale, del Bilderberg, eccetera, eccetera. Ce n'è di fatti da indagare e di persone da indagare. È una cosa veramente colossale. Speriamo che questo solerte e zelante magistrato di Velletri abbia adesso la voglia di fare il suo lavoro, il suo dovere, per cui è pagato. Quindi, veramente, io vorrei che tutti condivideste questo video, mettetelo nelle bacheche di tutti. Dobbiamo fare in modo veramente che questo video, che si intitola, ve lo ricordo, Le prove della cospirazione politica a danno degli italiani. Vi prego, aiutatemi a diffondere questo video, anche perché più italiani sono a conoscenza di questa cosa, maggiore è la nostra forza e minore è il rischio di Mahat. Perché è chiaro che con una cosa del genere Mahat, secondo me, rischia. E forse anche Francesco Amodeo e il sottoscritto, a causa di tutto quello che stiamo cercando di fare per promuovere questa cosa, rischiamo qualcosa. Quindi, per cortesia, divulgate questo video più possibile. Divulgate, divulgate, divulgate. Ecco, siccome siamo arrivati a 14 minuti, non sono ancora arrivato in ufficio, io chiudo e ritorno subito, così continuiamo, ok? Facciamo ancora due chiacchiere, cioè faccio ancora due chiacchiere. Quindi chiudo, ma non andate via, torno immediatamente, 30 secondi scarsi.